L'approccio di Claudia Creti al ciclocross è stato di quelli da ricordare. La campionessa italiana a categorie esordienti su strada, infatti, ha deciso di mettersi in gioco in questi mesi invernali, cimentandosi nella faticosa disciplina del ciclocross, e i risultati le hanno dato subito ragione. La giovane atleta della Fiorin Despard, infatti, dopo gli esordi nella nuova disciplina, conditi dai primi podi, ha centrato la vittoria domenica sul tracciato duro e reso ancora più difficile da fango e pioggia di Costa Masnaga. L'atleta di Costa Volpino ha fatto sua la quinta tappa del Trofeo Lombardia nella categoria esordienti primo anno, dando una prova di forza entusiasmante. In provincia di Lecco, Claudia ha messo in fila le avversarie del primo anno, finendo seconda nella classifica assoluta dietro all'esperta Jenny Fontana e tenendo dietro la campionessa italiana di mountain bike Silvia De Piaz della Melavì, un secondo anno a cui Claudia si augura di poter contendere la maglia tricolore. Ho iniziato a fare ciclocross per mantenere la forma della stagione, per ricominciare l'anno prossimo ancora meglio, e niente, mi sto trovando bene, ho già ottenuto due podi, un secondo posto e un terzo posto, e spero di migliorare sempre di più fino ad arrivare all'italiano in forma e cercare di vincerlo. E cercherò di farlo, perché comunque l'italiano è sempre un traguardo ambito, anche quello di ciclocross, fa sempre piacere vincere un italiano e due maglie tricolore sarebbero bello. Per Claudia Creti ora i riflettori sono dunque puntati sulle prossime 7 tappe del Trofeo Lombardia, a partire da quella di domenica a Cavamanara, ma l'obiettivo che ha nel mirino è comunque datato 2011. Dal 6 al 9 gennaio, infatti, Roma ospiterà i campionati italiani di ciclocross e la conquista della doppia maglia tricolore è lo stimolo più grande per preparare al meglio anche la nuova stagione su strada.